Eric Bussolari è l'autore di I quattro cavalieri dell'Apocalisse, un saggio frutto di una personale ricerca, un viaggio vissuto sulla propria pelle, in cerca della verità, per scoprire le risposte alle domande fondamentali che l'uomo si pone sin dalla notte dei tempi. Voce all'autore. Signor Bussolari, lei dice che a un certo punto della sua esistenza è riuscito a darsi delle risposte a delle domande che si era sempre posto, fin dall'adolescenza. Ci può spiegare un po' meglio cosa è successo? Io praticamente quando dal momento che mi sono separato ho cominciato ad avere più tempo da dedicare a me stesso, chiaramente da solo ho avuto più tempo da dedicarmi e quindi mi sono cominciato a studiare degli argomenti attraverso i libri potenziali, mi sono cominciato a studiare degli argomenti che sempre tutti i filosofi ci sono chiesti praticamente, cos'è la morte, cos'è la vita, tutte queste cose qui. E praticamente dopo entrando nella spiritualità ho cominciato a percepire delle risposte, insomma. E questo libro è un po' il risultato di questa ricerca. Esatto, è proprio un'esperienza vissuta, non è che parlo per sentito dire, è una cosa che mi è capitata a me, è una cosa che è successa a me, è un'esperienza vissuta in prima persona che ho cercato di tradurre in parole, insomma. Il libro si intitola I quattro cavalieri dell'Apocalisse, ci può dire perché ha scelto questo titolo? Dunque, i quattro cavalieri dell'Apocalisse, per rispondere a questa domanda dobbiamo sapere cosa sono i quattro cavalieri dell'Apocalisse, giusto? Uh-huh. Dunque, i cavalieri dell'Apocalisse sono quattro figure simboliche introdotte nell'Apocalisse di Giovanni. Sarebbero l'apertura di quattro dei sette sigilli da parte dell'agnello, cioè Gesù Cristo, no? Mm-hmm. Secondo gli esegeti non rappresentano delle calamità come, non so, tsunami, terremoti, vulcani, ma piuttosto quattro mali che tormentano l'umanità e cavalcherebbero sulla terra il giorno dell'Apocalisse, dando inizio alla fine del mondo. Mm-hmm. E quindi da subito questo titolo è calcato, come si dice, a pennello, esperienza diretta. In quanto studiando la morte, la religione, la malattia e la scienza, sì, io mi sono reso conto che la nostra vita poggia su quattro paradigmi falsi che ci fanno vivere nella paura più totale, nello smarrimento quotidiano, tanto da non riuscire a dare un senso alla nostra vita, dando di fatto inizio alla fine del mio mondo, come l'avevo conosciuto io prima dello studio di questi argomenti. Certamente non è un titolo originale, questo va detto, sì, ma secondo me sicuramente è appropriato e la mia vita è cambiata in modo radicale, adesso è meravigliosa perché ho capito per me qual è lo scopo della vita, ma ripeto, è una verità mia, ognuno deve cercare la sua strada, cioè questa è la mia verità, poi ognuno deve procurare la sua strada che lo porterà a percepire la sua di verità. Signor Bussolari, le faccio un'ultima domanda. Cosa vorrebbe che trovasse un lettore arrivato all'ultima pagina dei quattro cavalieri dell'Apocalisse? Ma guardi, io da subito lo scopo di questo libro è stato quello di trasmettere la mia esperienza ad un numero maggiore di persone possibile, aiutarli nel mio piccolo a risvegliare la coscienza in loro sul mistero della vita. Da primo studiando questi quattro argomenti, la morte, la religione, la malattia e la scienza, che ti ripeto sono concetti che esistono solo nella nostra mente, non sono certi, e poi attraverso la ricerca di se stesso e quindi attraverso la spiritualità riuscire a rispondere alle terre domande che da sempre si è posto l'uomo, le classiche domande, da dove veniamo, cosa facciamo, dove andremo. Io la mia verità ce l'ho trovata, ma ognuno deve cercare la propria di verità, perché la realtà è sempre soggettiva, non è mai oggettiva, e quindi, come diceva la religione originale, quella gnostica, ognuno deve essere la chiesa di se stesso, nessuno ti può dire come è fatto Dio, devi sperimentarlo da solo, non hai degli intermediari, quindi lo scopo alla fine è che io voglio che quando uno legge il mio libro, voglio, spererei, una gioia immensa che quando uno finisce di leggere il mio libro, comincia a porsi delle domande sulla sua esistenza, perché noi siamo sempre distratti dalla televisione, dal lavoro, dai giochi, dalle cavolate, mi scusi la parola, e non pensiamo mai alle cose più importanti della vita, ma tanto dalla morte, prima o poi ci passiamo tutti, ma come fai a non porti la domanda cosa c'è dopo? Allora uno deve farsi le domande, questo è quello che io ho, lo scopo per il quale ho scritto il libro, che una
persona a risvegliare le domande dentro se stesso. I quattro cavalieri dell'Apocalisse di Eric Bussolari è acquistabile sul sito www.booksprintedizioni.it.